Io vorrei concludere, ma lasciare anche la disponibilità, la possibilità di fare delle domande, con una considerazione. Stasera abbiamo visto degli esempi della nostra regione, un esempio in particolare Trieste della nostra regione, ma ci siamo avvicinati ancora una volta e dobbiamo far nostro il fatto che abbiamo necessità di confrontarci con ragionamenti che sono diversi da quelli che caratterizzano la nostra storia nazionale, perché l'Europa ci dà tutta una serie di indicazioni interessanti. Quando l'avvocato parlava della disponibilità del rivedere le norme, la capacità di non fossilizzarsi in una posizione ma sapere che il corpus normativo, ma come quello urbanistico, sono in divenire, perché il mondo cambia. Noi siamo molto affezionati alle nostre rendite di posizioni, che siano urbanistiche, ideologiche, storiche e culturali. Abbiamo invece la necessità di rimetterle in discussione, di pensare che siamo in un sistema dinamico e a questa dinamicità dobbiamo trovare delle modalità di risposta. Questi modi di indagare hanno proprio questa finalità, capire quali sono i modelli che possiamo sperimentare, ma soprattutto lavorare in questa sperimentazione definendo quelli che sono i parametri per valutarla, per controllarla e di conseguenza per mettere in atto le eventuali azioni di correzione rispetto a quella che è l'azione che stiamo attuando, con un obiettivo preciso che per entrambe le amministrazioni è quello che abbiamo citato nelle nostre delibere di direttive, cioè la nostra idea di salvaguardia e di sviluppo della nostra città. Ricordo sempre che per l'Europa la parola sostenibilità non è una, sono tre: sostenibilità ambientale, economica e sociale. Sono queste tre che devono andare a governare le nostre scelte, perché una sola, se prevale, crea una situazione sperequata nei confronti delle altre. E quindi è questa l'attenzione che noi dobbiamo mettere, partendo dal presupposto, e qui spero, vorrei che qualcuno mi dicesse no, non è vero, che non abbiamo più ricette certe e che quindi oggi più che mai dobbiamo avere il coraggio di rimettere in discussione dei sistemi che credevamo consolidati per sperimentarne altri. Credo che quello che abbiamo visto stasera ci dia modalità e modi per pensare. Anche noi, come voi sapete, se avete partecipato agli altri appuntamenti che abbiamo fatto sul piano, stiamo immaginando l'uso con una finalità di rigenerazione del tessuto, l'uso dei crediti per la finalità della rigenerazione. Siamo convinti che sia la molteplicità di azioni sul territorio che possono essere quell'elemento di volano ad un settore che è quello dell'edilizia, che troppo spesso è stato visto solo nell'ottica dell'espansione, che invece ha necessità di ripensarsi e di ripensarsi anche in tutte le figure professionali che vi fanno riferimento, e questa non è una sfida da poco. Credo che sia l'unica sfida però che abbiamo da giocare, perché la certezza che abbiamo è che, leggevo dati nazionali, ad esempio dal 2003 ad oggi i permessi di costruire nelle città nazionali italiane sono calati del 90%, il che direi non è poco, è uno di quegli indicatori di fronte ai quali non possiamo distrarci. E d'altro canto sappiamo che la riqualificazione, il ripensamento, la trasformazione della città è la storia della città, perché le nostre storie, le nostre città non sono nate edificabili. Quei lotti non avevano tutto il diritto, non nascono con una vocazione. La vocazione è frutto di un percorso storico che ne ha modificato le caratteristiche, che però deve essere rimesso in discussione a seconda di quello che ci pone il nostro tessuto come elemento di analisi. Se c'è qualcuno che ha da fare delle domande, risponderanno. E se non è così, io vi siccome sono uno strutturista, no? Uno strutturista che fa calcoli strutturali, rispetto al tema della riqualificazione degli edifici, anche da quel punto di vista, a Trieste mi sembra aver capito che non è stato individuato un parametro per incentivare con dei crediti quel tipo di intervento specifico, no? Quindi un primo tema, sempre sul discorso del credito, il tema della rottamazione edilizia, cioè le situazioni in cui abbiamo zone industriali degradate
non sismicamente adeguate, in quella situazione può essere applicato questo tipo di criterio? Penso per Pordenone, ad esempio, ci sono degli esempi, no? E terzo tema, il progetto, cioè anche la riqualificazione architettonica. Come si riesce a configurarsi insieme al discorso invece del... Non sempre il risparmio energetico coincide poi con un miglioramento della qualità urbana e architettonica dell'intervento. Risponde l'architetto Giovanni. Beh, come diceva sia l'assessore che l'avvocato, forse meglio di me, era il tema della premialità dei crediti era legato a un obiettivo, quindi l'obiettivo era quello della, quello della riqualificazione energetica. Il problema della sismica, dell'adeguamento sismico, sarebbe un altro tema. Lo abbiamo affrontato da un altro punto di vista. Cioè lo abbiamo affrontato quando ci è stato posto il problema della ricaduta dei crediti e quindi dell'ampliamento di questi edifici, che noi abbiamo previsto dovesse andare prevalentemente in sopraelevazione. Cioè nell'ambito dei parametri urbanistici di quelle zone è permesso una piccolissima ampliamento della superficie coperta del singolo lotto, proprio perché volevamo premiare, ripeto, la sopraelevazione piuttosto che l'ampliamento planimetrico. E in quel momento ci è stato fatto rilevare che tuttavia appunto il costo della sopraelevazione è sicuramente molto maggiore rispetto al costo dell'ampliamento. Allora abbiamo fatto anche lì in sede di tavolo tecnico con gli ingegneri in particolare tecnici, abbiamo fatto delle valutazioni su qual era il rapporto giusto tra l'ampliamento planimetrico e la sopraelevazione, proprio per cercare di arrivare a un compromesso in questo senso. Però ecco, non c'è un obiettivo di riqualificazione sotto il profilo strutturale. E, per quanto riguarda gli edifici dismessi, io stasera mi sono concentrata prevalentemente sui due aspetti, l'ho detto, che era quello del paesaggio, dell'ambiente, diciamo, del paesaggio e del sistema insediativo con riferimento alla rigenerazione urbana. Il piano ovviamente affronta anche le altre tematiche, che sono quelle relative al, diciamo, sistema della produzione, lo abbiamo chiamato così, e del turismo, quindi tutto ciò che ha a che fare con la parte produttiva, professionale, turistica, eccetera. E il comune di Trieste è in una situazione molto particolare con riferimento alle zone produttive, perché gran parte, diciamo la quasi totalità delle aree produttive sono gestite dal consorzio della zona di Alezit e quindi c'è questo doppio livello di pianificazione. In questo piano della zona industriale e nel piano regolatore anche lì vi sono delle norme di carattere ambientale, diciamo, ecco, che hanno questa attenzione. Ma l'incentivazione in questo senso no, cioè, ci sono dei parametri che sono, come dire, incentivanti la parte ambientale. E la terza... La riqualificazione architettonica. Ecco, la riqualificazione architettonica, anche questo è un tema molto delicato, nel senso che, come avete visto, abbiamo lasciato fuori volutamente in questa fase tutta la parte del centro storico vero e proprio, che è per la gran parte vincolata, e proprio per porre più attenzione, diciamo, per lasciare più libertà di movimento. Non ci sono delle norme particolari in questo senso, né nel senso di incentivazione né nel senso di controllo, se non quelli ordinari, insomma, non ulteriori appesantimenti. Quindi per concludere, vi ricordo l'appuntamento della prossima settimana. Si parla di microzonazione sismica, spendo solo due parole. Microzonazione sismica. Spendo solo due parole. Tutti sappiamo che siamo in una regione sismica. Chi non è seduto in prima fila
cioè voi che siete più giovani, si ricorda perfettamente il terremoto, insomma gran parte di noi ci ricordiamo il terremoto. Lo studio della microzonazione sismica non è lo studio geologico, ma indaga la problematica con un'altra ottica relativamente ad un obiettivo nazionale che valuta non solo il comportamento degli edifici, ma il comportamento del terreno. E quindi ci serve proprio come strumento di pianificazione. È estremamente interessante, spero che quindi la presenza ci sia, perché ci racconta, insieme all'appuntamento successivo che invece sarà sulla indagine idrogeologica del nostro territorio, ci racconta veramente e puntualmente come siamo. E questo, per una delle invarianti che noi ci siamo dati nelle direttive del piano regolatore, risulta essere uno degli obiettivi ineluttabili delle nostre azioni di pianificazione, la messa in sicurezza del nostro territorio. Grazie a tutti. Grazie a te.